Le condizioni di questi due pazienti sono in fase evolutiva. Ce n'è uno che è particolarmente interessato da una problematica di tipo polmonare che stiamo affrontando e che, essendo una fase chiaramente evolutiva, ancora non è stabilizzata e quindi siamo impegnati nel trattamento di questo paziente. L'altro paziente, Tavormina, con il trauma cranico, ha un trauma cranico, ha una frattura cranica, però le sue condizioni, ancorché critiche, ecco perché è ricoverato nel nostro reparto di rianimazione, non destano particolare preoccupazione. Siamo andati a trovare i nostri vigili, quelli che sono appunto sopravvissuti, quindi ora sono nelle mani qui del primario e stanno facendo tutte le terapie necessarie. L'attività che fanno i vigili del fuoco è un'attività a rischio e conseguentemente anche l'intervento più banale poi può diventare un intervento in cui ci possono essere feriti e vittime. Un profondo dolore. E spero invece che gli altri due colleghi che sto andando a salutare, come mi dicono anche i medici, ce la facciano a superare questa condizione. Ovviamente proclamo il lutto cittadino, ma rivolgo anche un appello dal profondo del mio cuore alla stampa. Prima di emettere giudizi su come sono stati i comportamenti dei vigili del fuoco, fate attenzione, perché rischiamo di colpire due volte dei servitori dello Stato.